Signori, quest'oggi giochiamo a Specie Dominanti, che è un giocone ormai del passato, a cura di Chad Jensen. Abbiamo già visto un gioco di questo autore, che è Urban Sprawl, e questa è la versione, diciamo, antica, probabilmente una delle prime edizioni. Adesso ho visto che sta uscendo anche una quinta edizione, che esteticamente è molto molto più bella. Hanno completamente ridisegnato il tabellone, le varie tessere, tutte le carte, e se la guardate sembra un altro gioco, esteticamente è molto molto bello. Allora, questo è un giocone assoluto, una cosa veramente spaziale, sicuramente vi intrippa, ma è anche uno di quelli più lunghi, più strategici, insomma, richiede davvero tanta energia e tanto tempo, però ne vale la pena, fidatevi. Allora, qua abbiamo delle specie viventi in lotta l'una contro le altre. E qua in questo esempio, naturalmente non vi farò vedere un playthrough perché è impossibile. Abbiamo queste specie, gli anfibi e i rettili, ok? Ognuna di queste specie ha una serie di segnalini, come vedete. Questi qua sono gli action pawns che serviranno durante la fase di pianificazione e li andremo a piazzare in questi spazi con l'icona dell'occhio per pianificare tutta questa sfilza di azioni che c'è lì. Questi sono i cubetti che andranno a segnalare le nostre specie da piazzare nella mappa, e queste invece serviranno per segnalare la nostra dominazione in una determinata tessera, come vedremo. Allora, iniziamo a vedere qua il mondo di gioco. Questo è la Terra di 90, nel 90.000 avanti Cristo, insomma, tanti tanti anni fa, in cui queste specie erano in lotta l'una contro le altre, e ci sono i vari tipi di terreni, quindi le montagne, i deserti, la savana, wetland, la giungla, il mare, la foresta. Questo è il piazzamento iniziale. Come vedete, nel mare c'è una tundra, questo perché gli animali, oltre a sopravvivere a combattere fra di loro, dovranno vedersela con una glaciazione imminente, per cui c'è tutto questo stacco di tessere tundra e la glaciazione si espanderà nel territorio, creando non pochi ostacoli. Ora, da questa parte andiamo a vedere la tessera dei nostri eroi. Quindi, per esempio, i rettili, oltre a tutta la spiegazione e il turno di gioco, le variazioni, abbiamo queste icone che vedete qua. Per esempio, qua abbiamo due soli, qua abbiamo tre mari, e queste tessere, come le abbiamo piazzate, vedete che ci sono questi segnalini piccolini qua su ogni angolo di questi esagoni, non di quelli esterni. Questi qua rappresentano, come dire, il cibo, la nutrizione o il tipo di adattamento che hanno i nostri animali. Naturalmente, ogni animale ha un tipo di adattamento intrinseco della specie. Per esempio, i rettili hanno un doppio adattamento al sole, gli anfibi hanno un triplo adattamento all'acqua. Ora, il concetto essenziale di questo gioco è che quello che dovete tenere in considerazione è calcolare ogni volta è la dominanza. Come si calcola la dominanza? Che sarebbe rappresentata da questo cono qui. Allora, si va a vedere per esempio i rettili. Allora, devo moltiplicare il numero di icone, partendo da sinistra verso destra, per il numero di token dello stesso tipo che trovate nei vari angoli della tessera che sto calcolando. Quindi, per esempio, qua c'è un sole. Partiamo dal primo sole. Quanti soli ci sono in questa tessera? 1 e 2. Quindi 2. Faccio la stessa cosa con il secondo, quindi quanti soli ci sono? Sempre 2, quindi 2 più 2. Il totale di dominanza qua è 4. Quindi, naturalmente, la dominanza non è, attenzione, non è la quantità di specie di cubetti, ma è questo semplice calcolo, ovvero si calcolano i vari elementi da sinistra verso destra per il numero di token che ci sono nella stessa tessera. Come vedete qua c'è la dominanza di questo signore qua, anche se coesistono le due specie. Questa specie, la specie degli anfibi, ha la dominanza qui. Questo perché gli anfibi hanno una tripla icona, quindi il totale qua è 1, 2, 3, ok? Mentre per quanto riguarda i rettili hanno 1, 2, perché hanno soltanto due icone, no, due icone, ok?
Ora, questo calcolo è continuamente da rifare perché attraverso queste variazioni, per esempio, il signore dei rettili potrebbe decidere a un certo punto di adattarsi con l'acqua. Quindi qua aggiungiamo un'icona acqua a questa sfilza di questa disponibilità che abbiamo e a questo punto, se andiamo a vedere qui, potrebbe essere che il signore abbia la dominanza. Allora, in questo caso si ha una parità perché, allora, vediamo, 1, 2, 3, un sole, due soli, un'acqua, quindi sono tre, qua abbiamo tre acque, quindi una, due, tre. Quando c'è un pareggio, nessuno domina, quindi viene rimosso il segnalino. Mettiamo che in successione i rettili vadano a mettere il token con l'erba, quindi si adattano all'erba, a nutrirsi dell'erba. Ora qua abbiamo due erba, quindi qua c'è un bel vantaggio da parte dei rettili perché hanno due soli, quindi uno, due, un mare, quindi un mare siamo a tre, un'icona erba, ci sono due icone erba, quindi 3, 4, 5. Il totale qua diventa 5 per i rettili che quindi andranno ad ottenere la dominanza e a piazzare il loro segnalino lì. Ora, questo è il calcolo base della dominanza. Naturalmente, oltre ad aggiungere segnalini qua per incrementare e per ottenere dei vantaggi della dominanza, sarà anche possibile aggiungere agli angoli, quindi incrementare l'adattamento di un tipo di tessera. Ora, bisogna fare attenzione perché siamo a rischio di estinzione. Quando ci sarà la tundra o attraverso altri effetti, andremo a rimuovere certi token. Quindi, per esempio, se noi andiamo a togliere questi qua, come vedete, ho tolto l'acqua, ho tolto il sole, metti che non abbiamo questo, ok? Non abbiamo questo, abbiamo solo due soli all'inizio. Qua non ci sono simboli corrispondenti, quindi la specie rettili che non ha adattamenti specifici che corrispondono in questa tessera è a rischio di estinzione. Quindi alla fine del turno in cui non c'è corrispondenza, quindi il nostro totale dominanza è zero, questa specie è a rischio di estinzione. Significa che tutte le specie che sono all'interno di questa tessera vengono eliminate, rimosse dal gioco. Quindi vediamo come funziona il gioco, il turno di gioco. Come vedete qua c'è una food chain, la catena alimentare, partendo dai mammiferi, arrivando agli insetti. All'inizio del gioco posizioniamo in questo spazio i token corrispondenti per la nostra iniziativa, che iniziano in ordine inverso, quindi a partire dagli insetti e salendo fino ai mammiferi, abbiamo questo ordine di turno e di iniziativa. Ok, quindi inizieranno gli anfibi e poi i rettili. Ora, nel nostro turno, la prima fase del turno di gioco è la fase di pianificazione, in cui noi andiamo a prendere uno di questi segnalini, action pawns, e li andiamo a piazzare in uno degli spazi per, come dire, pianificare la nostra azione in uno di questi spazi con l'icona dell'occhio. Quindi, per esempio, io voglio andare a fare questa azione, poi il signore di qua andrà a fare questa azione, poi l'altro signore andrà a fare questa azione e così via. Andiamo a piazzare i nostri segnalini, che per una partita per due giocatori abbiamo 7 action pawns a testa. Se ci sono più giocatori, naturalmente ne abbiamo di meno. Allora, vediamo le azioni disponibili, iniziando dall'iniziativa. Allora, bisogna mettere i pezzi nei vari spazi con l'occhio, abbiamo detto. Nella fase delle azioni, queste azioni dovranno essere risolte da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Iniziamo con l'iniziativa. L'iniziativa ci consente di spostare il nostro token iniziativa di uno spazio verso sinistra, quindi acquisiamo iniziativa. Attenzione che non vado in prima posizione, ma mi sposto di uno spazio. Naturalmente, per due giocatori vado per primo. Dopodiché prendo il mio token e lo posso riposizionare in qualsiasi spazio vuoto dove c'è l'occhio, quindi vado a fare un riposizionamento. Passiamo all'adaptation. Andando in questo spazio, il primo naturalmente ha più scelta, vado a recuperare uno di questi token, quindi prendo questo token e lo vado a piazzare nella mia plancia, in questo spazio, quindi nello spazio
libero più a sinistra. Come vedete, queste sono delle abilità intrinseche, qua possiamo aggiungerne e non possiamo averne più di 6 in totale. Se abbiamo già 6 di questi, non possiamo prenderne un altro, ovvero facciamo forfè. Però vi assicuro che ci sarà il metodo per rimuoverli, per perderli in realtà. Ora, ogni volta che vado ad acquisire o a perdere uno di questi token, dovrò andare a fare il calcolo della dominanza per vedere se qualcosa è cambiato. Allora, alla fine del turno questi token che sono nell'adaptation andranno verso il basso, ok? Slitteranno verso il basso. Dopodiché i giocatori perderanno un token per ogni tipo di simbolo che vedete qua in basso. Quindi per esempio qua c'è un token acqua, andiamo a vedere qua, i rettili hanno acquisito un token acqua, questo qua viene rimosso, quindi viene scartato, naturalmente bisogna fare di nuovo il calcolo della dominanza, se qualcosa è cambiato, ma questo è un affare che ci fa perdere i token. Ogni action pawns che abbiamo piazzato qua impedisce la perdita di uno di questi token. Attenzione che i rettili, come vedete qua, hanno un'abilità intrinseca. Senza andare a posizionare il loro action pawns in questa posizione, hanno la possibilità di impedire la perdita di un token in maniera naturale, senza andare a spendere uno di questi action pawn. Passiamo alla abundance. In questo spazio vado a recuperare uno di questi token. Lo prendo e lo vado a posizionare in un angolo libero, in qualsiasi angolo libero degli esagoni disponibili sulla terra. Ora, andando a fare questo, naturalmente, posso andare a incrementare la mia dominanza e quindi, devo anche qua rivalutare. Poi passiamo alla Wasteland. Allora, in questo spazio il giocatore che ha posizionato il suo action pawn in questa posizione può scegliere uno di questi token e rimuoverli e andarlo a reinserire all'interno del sacchetto. Dopodiché, i simboli che ci sono qua, ogni simbolo che c'è trovato nella Wasteland, ci fa rimuovere i token corrispondenti dalle tundre. Quindi, per esempio, qua abbiamo erba e qua abbiamo acqua. Andiamo a vedere, questa qua è una tundra, viene rimossa l'acqua e viene rimossa l'erba. Quindi questo qua, le tundre, siccome sono dei luoghi inospitali, sono molto più difficili da popolare e molto più difficile sopravvivere in queste tundre. Quindi la Wasteland fa perdere questi token corrispondenti nelle tundre. Se rimangono dei token nella Wasteland, questi andranno nella Depletion. Nella Depletion, il giocatore che va a posizionare la sua pedina qui può rimuovere, per esempio ce n'è uno, mettiamo così, il token corrispondente da una qualsiasi zona della terra. Per esempio qua c'è l'erba, vado a vedere, posso rimuovere un'erba ovunque nella mappa, quindi posso prendere questo e andarlo a rimuovere. Passiamo alla glaciazione. I giocatori qua possono attivare una glaciazione e lo fa il giocatore che ha la pedina più a sinistra. Quindi va a rimuovere questa pedina e attivare la glaciazione. Se la pedina l'abbiamo qui, qui o qui, alla fine del turno questa si sposterà di uno spazio verso sinistra, ma soltanto il giocatore che ha la pedina nello spazio più a sinistra attiva la glaciazione. Ora, come funziona la glaciazione? Il giocatore va a prendere una tessera tundra e la va a piazzare adiacente a un'altra tessera tundra, quindi qua potrebbe essere qua, 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 qua. E per esempio, voglio andare ad attivare, quindi a ghiacciare questa tessera qua del deserto. Allora, per prima cosa, tutte le specie vengono temporaneamente rimosse, quindi le mettiamo da parte. Avviene questo tipo di glaciazione, eccola qui. Dopodiché, gli elementi che toccano tre tessere tundra devono essere rimossi. Quindi, in questo caso, questo sole è completamente circondato da tre tundre, quindi deve essere rimosso. Dopodiché si vanno a guadagnare punti in base alla quantità di tessere tundra adiacenti preesistenti quando ho posizionato questa tessera. Quindi nel momento in cui ho posizionato questa tessera c'erano già due tundre. Andiamo a vedere, questa qua è la tabella che ci dice quantità 2, tessere 2 e punti 3. Quindi vado a guadagnare subito
3 punti per questa cosa, quindi per le tessere adiacenti. Facciamo riferimento a quella tabella. I giocatori vanno tra le specie messe da parte a riposizionare soltanto un cubetto, quindi uno per specie. Quindi in questo caso queste due vanno perdute, quindi soltanto uno per specie. Bisogna naturalmente fare qual calcolo è così. Allora, queste due non sono rimosse come nel caso di altri tipi di effetti, ma ritornano nel pool del giocatore. Passiamo alla speciation, che è il metodo per ottenere delle nuove, quindi avere nuove specie e riprodursi, per così dire. Ora andiamo a piazzare per esempio il token in questo spazio. Andiamo a vedere il simbolino sotto, che quindi corrisponde a un elemento. Questo, per esempio, è quello dei semi. Vado a riprodurmi in tutte le tessere adiacenti a un simbolo seme a mia scelta nella mappa. Quindi, per esempio, io vado a scegliere questo seme, questa tessera seme. Quindi andrò a riprodurmi in questa tessera e in questa tessera. Ora, quanto mi riproduco è indicato qui in basso. Quando si tratta della tundra, come vedete da qua, aggiungo una specie. Quindi andrò a prendere una specie e lo vado a posizionare qua. Quindi eventualmente andando ad ottenere la dominanza, perché non c'ho rivali, semplicemente. Poi, che cos'ho d'altro? Abbiamo la giungla. Nella giungla, come vedete, vado ad aggiungere 3 specie. Quindi andrò a prendere 3 cubetti, ok, e lo vado ad aggiungere qua. Ora bisogna fare il calcolo della dominanza, non ve lo faccio vedere adesso. Qua abbiamo la foresta. La foresta, anche qua aggiungo 3 specie. Quindi andrò a prendere 3 di questi e li vado ad aggiungere. Ok? Quindi questo qua è il metodo per riprodursi. Ora, come vedete qua, gli insetti hanno un'abilità intrinseca. Gli insetti, senza piazzare la loro tessera, riproducono e aggiungono un elemento, quindi si riproducono di uno ovunque nella mappa. Passiamo a Wanderlust. In questo spazio abbiamo la possibilità di piazzare nuove tessere che trovate qua. Quindi il giocatore che si piazza qua va a scegliere una di queste tessere, per esempio voglio aggiungere questa foresta, la devo andare a piazzare in uno spazio adiacente a un'altra tessera preesistente, quindi per esempio la vado a piazzare qua, dopo che l'ho piazzata vado a scegliere uno di questi simboli, per esempio prendo questa. E la vado ad aggiungere alla tessera in uno degli angoli della tessera che ho appena piazzato. Poi, come nel caso delle tundre, come abbiamo visto prima, vado a contare il numero di tessere adiacenti alla tessera che ho appena piazzato. In questo caso sono 2. Faccio riferimento sempre alla tabella che c'è qua in basso. 2 tessere adiacenti, guadagno subito 3 punti. Dopodiché, andando a vedere la catena alimentare, partendo da quello che è più in alto nella catena alimentare, i giocatori possono spostare le loro unità, per esempio, fare in questo modo. In questo caso non avrebbe in realtà molto senso. Metti che ne abbiamo un pochino di più, potrei decidere di spostare 3 delle mie in questo spazio. Il blu a questo punto potrebbe decidere di spostarsi e quindi abbiamo la possibilità di migrare nelle tessere appena posizionate. Passiamo alla migrazione. Mi vado a piazzare, per esempio, in questo spazio. Questo spazio mi indica il numero di truppe, cioè il numero di unità che posso spostare, che posso migrare di una tessera adiacente. Quindi in questo spazio posso spostare fino a 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok? Quindi per esempio 7, vado a cercare 7 unità in giro, quindi posso spostare questa, posso spostare questa qui, posso spostare questa qua, insomma 7 in totale e le sposto di una zona adiacente. Attenzione che gli uccelli hanno un'abilità intrinseca, ovvero attraverso la migrazione si possono spostare di 2 tessere adiacenti. Passiamo alla competition, che è il metodo con la quale andremo a far fuori i nostri avversari. Quindi facciamo un esempio, vado a piazzarmi qua. Questo segnalino attualmente è adiacente al deserto, alla foresta e alla tundra. Come vedete, la tundra è adiacente a tutti in questo tracciato. Quindi per ogni tipo di terreno che è stato selezionato, quindi 3 terreni, deserto, foresta, tundra, vado a vedere, per esempio, nel deserto,
Non ci sono in realtà più deserti. Vado a vedere nella tundra a questo punto e posso eliminare una specie avversaria. Ma attenzione, devo avere prima di tutto una presenza e deve esserci almeno un avversario. Quindi in questo caso, metti che il giallo fa questo attacco, vado a rimuovere questo. Questo cubetto è rimosso dal gioco, ok? È eliminato dal gioco. Poi vado a vedere la foresta, abbiamo visto. Ah, eccolo qua. Il giallo a questo punto va a eliminare anche questo blu. Quindi bisogna vedere le icone adiacenti all'action point che abbiamo appena piazzato. Per esempio, se qua è adiacente alla savana, alle montagne e alla tundra. E per ogni tipo vado a rimuovere un cubetto avversario. Ma naturalmente devo avere la presenza, deve essercene almeno uno mio e almeno uno suo. Questo è chiaro. Attenzione che come vedete qui, prima di tutto, i ragni che sono aggressivi hanno la possibilità di rimuoverne uno ovunque nella mappa, naturalmente dove hanno presenza, a gratis senza piazzare il loro action pawn. Passiamo alla domination, che è l'azione chiave del gioco, che è quello anche che fa scorrere il tempo. Ora, andando a piazzare in questo spazio, vado ad effettuare uno scoring di una tessera che non è già stata conteggiata questo turno. Quindi ogni tessera può essere conteggiata una volta per turno. Quindi, per esempio, io voglio andare a conteggiare questa tessera qua, ok? Allora, come funziona? Bisogna andare a contare la quantità di cubetti, quindi in questo caso la quantità di cubetti è importante, e vedere chi ha la maggioranza di cubetti. In caso di parità, la catena alimentare va a rompere la parità. Quindi in questo caso andiamo a fare lo scoring di questa tessera. In questo caso non c'è presenza da parte del blu, quindi soltanto il giallo va ad ottenere punti. Quanti punti ottiene? Qua siamo in una foresta, andiamo a vedere questo tracciato. Il primo giocatore, quello che ha la maggioranza, ottiene 5 punti. Il secondo, per esempio, se il blu avesse un solo cubetto qui, ha il diritto della seconda posizione, quindi ottiene 3 punti. Il terzo 2, tutti gli altri ottengono nulla. Quindi, per esempio, qua abbiamo fatto uno scoring e se a questo punto il giocatore che ha la dominanza ha ottenuto dei punti attraverso questo sistema, può andare a scegliere una di queste carte qui, ok? Che sono dei vari effetti. Per esempio degli attacchi, selezionare un elemento dal sacchetto e piazzarlo sulla terra, delle catastrofi, insomma, sono dei vari effetti. Queste carte andranno poi scartate, naturalmente, alla fine del turno vengono ripristinate. Ora questo è quello che andrà ad attivare la fine del gioco. È molto molto lungo arrivare in fondo a questo mazzo, dobbiamo ripercorrere tutte queste carte per arrivare all'Ice Age, e questa è la carta che quando viene presa attiva alla fine del gioco, ok? Quindi questo è il modo in cui finisce il gioco. Quindi per esempio sono andato a fare lo scoring di questa carta, di questa tessera qui, metti che il blu va a fare lo scoring di questa tessera qui, in questo caso ci troviamo in una wetland. Il blu ha la maggioranza di cubetti. Andiamo a vedere la wetland. Il primo giocatore prende 9 punti, il secondo ne prende 5. Li continuiamo a segnare. Dopodiché, se il giocatore che ha la dominanza ha ottenuto dei punti, va come al solito a scegliere una carta, la attiva. Dopo che abbiamo risolto le varie azioni, dopo la dominazione, passiamo alla reset phase, in cui prima di tutto dobbiamo verificare l'estinzione. Quindi andiamo a vedere dove le dominanze, andiamo sempre a conteggiare le dominanze, dove un giocatore, come abbiamo detto all'inizio, ha dominanza 0, per cui non ha nessun simbolo che corrisponde tra i suoi simboli della sua plancia e i simboli nel territorio in cui ha presenza, allora estingue, ovvero vengono rimossi tutti i cubetti. Poi andiamo a vedere il survival. C'è questa carta che è chiamata Survival Card, che passa tra un giocatore all'altro su chi ha la maggioranza di cubetti nelle varie tundre. Quindi in questo caso il giocatore giallo ha la maggioranza perché ha 3 cubetti sulle varie tundre, ottiene questa carta Survival. Durante la reset phase,
guadagna un numero di bonus di punti vittoria per il numero di tundra che occupa. Quindi in questo caso occupa 3 tundre, andiamo a fare sempre riferimento a questa tabella, sono 3 tundre, quindi guadagna 6 punti, ok? Quindi la survival è, diciamo, sopravvivere nelle tundre è molto difficile, ma è anche un'ottima opportunità di punti, perché questo passa tra un giocatore all'altro su chi ha la maggioranza di cubetti e guadagna in punti in base alla quantità di tessere che va ad occupare. Dopodiché c'è il reseed, significa che tutto viene ripristinato. Prima di tutto, tutti gli spazi della depletion, tutti gli spazi della wanderlust, tutti gli spazi della regression vengono eliminati e ritornano nel sacchetto, dove vedete le frecce poi si spostano verso il basso, questo si elimina, questo si sposta verso il basso, questi si spostano verso il basso e poi si ripristinano, si pescano dal sacchetto e si vanno a posizionare nuovi token dove vedete qua il simbolo della foglia, ok? 4 nuovi qua, 4 no nuovi qua e 4 nuovi qua. E si procede in questo modo. Quindi, signori, siamo a Natale, quindi siamo tutti più buoni. E per cortesia, siatelo anche voi eventualmente, perché ho a disposizione questa telecamerina e non posso fare nient'altro. Però, è comunque era per dare un'idea approssimativa, perché è un gioco che in realtà ha un'ampiezza strategica davvero possente, ma che è di una bellezza incredibile. Ok, quindi se lo ritrovate in giro, oppure se riuscite a recuperare anche la nuova edizione che ho visto che è molto più figa esteticamente di questa, c'è cioè veramente una grande grande bellezza, è un gioco davvero che merita. Io direi che è una delle cose più intriganti che possiate mai provare all'interno del panorama ludico, perché c'è davvero tanta roba da tenere in considerazione. Naturalmente può risultare frustrante ad alcune persone che non amano fare troppi calcoli, soprattutto alla fine, adesso questa è una semi dimostrazione per due giocatori, ma si gioca anche fino a 6 e a 6 è un bel casino sul tabellone e ogni volta che un giocatore fa un'azione, quindi va a piazzare un nuovo elemento dell'adaptation oppure va a fare una abundance, quindi va a piazzare un token, ogni volta che si fa qualcosa bisogna fare il ricalcolo di dominanza e quindi può risultare frustrante e allunga incredibilmente i tempi di gioco. Direi che è uno di quei giochi da 5-6 ore, eh? Io direi che magari se siete esperti e sapete già come calcolare e siete rapidi e indolori, altrimenti si dilunga soprattutto con 6 giocatori, diventa una roba abbastanza lunga. Quindi questo era Dominant Species e ci vediamo per un altro paio di giochi da fare in maniera rapida e quasi indolore, soprattutto per tutti coloro che ristagnano dal livello qualitativo, nonostante lo sbattimento sia sempre elevato. Quindi saluti.